passiamo ora all'ultima novità di questo mese, che è quella che più mi è piaciuta e che più mi ha entusiasmato, oserei dire, che è Uchu Kyodai, Fratelli nello spazio, di Chuya Koyama, sì, ho detto bene, pubblicato da Star Comics a 4,90 euro. Innanzitutto una nota di merito vale edizione che forse si riesce a vedere, ha una sovraccopertina con effetto olografico che è spettacolare perché, oddio, forse si vede pure troppo, non lo so, a me sembra di vederlo in camera, non so poi come renderà in video, una volta caricato, però non è una cosa pacchiana, cioè è una cosa discreta, cioè se tu lo tieni appoggiato sul tavolo non è che si vedono gli sbrilucci dappertutto, però se poi lo metti sotto la luce vedi che fa questo effetto molto particolare. È piacevole. Ora toglierò la copertina magari perché non so se rischio di accecarvi o meno. Quindi sotto abbiamo una normalissima copertina. E ci viene proposto a 4,90 euro, non so se l'ho già detto, che è un prezzo ottimo, praticamente per la stessa edizione di Villain Saga, sostanzialmente. Quindi, cioè, convenzione con sovraccoperta, una buona carta e tutto quanto, 4,90 mi sembra veramente ottimo come prezzo. La storia è estremamente interessante. In pratica abbiamo all'inizio del volume due fratelli, Mutta e Ibito, nel 2006, si scambiano una promessa che andranno nello spazio. La storia poi si sposta nel 2025, vediamo che il fratello minore, Ibito, è diventato un astronauta che sarà presto in partenza con la NASA per la Luna. Invece Mutta, che è il protagonista della nostra storia, si trova a perdere il lavoro per una ditta di automobili, se ho capito bene, per aver litigato col capo, quindi si ritrova disoccupato. Veniamo poi a sapere che l'Agenzia Spaziale Giapponese ha aperto le selezioni per nuovi astronauti, quindi Ibito e la madre mandano all'insaputa di Mutta il suo curriculum, che passa le prime selezioni, e da qui prende un po' il via la storia vera e propria con Mutta che rivaluterà un po' la sua vita e deciderà di continuare con le selezioni per poter diventare astronauta perché ritroverà la passione di un tempo, la curiosità di un tempo e la voglia di fare, la voglia di essere un passo avanti al fratello visto che lui è il maggiore. E quindi praticamente in questo numero. Cioè, non è un manga di fantascienza come magari si potrebbe pensare dal titolo, no? Fratelli nello spazio, oddio, fantascienza, astronavi. In questo numero vediamo più, cioè viene più analizzato il rapporto tra i due fratelli, le prove che inizia ad affrontare Mutta per poter passare queste selezioni di astronauta, i personaggi che incontra. Quindi non ha toni da fantascienza, assolutamente, ma anzi, si punta molto sulla vicenda umana e personale dei protagonisti e l'ho trovato assolutamente fantastico, ben scritto, anche ironico, interessante. È piaciuto moltissimo sia a me che a mio marito. Quindi io ve lo consiglio di tutto cuore, sia che siete maschi, sia che siete femmine di qualsiasi età, perché secondo me è una storia molto interessante sull'inseguimento di un sogno, su come realizzarlo, sul rapporto tra fratelli. Insomma, ci sono tante cose in questo primo numero veramente interessantissime. E io ve lo consiglio di cuore anche perché il rapporto qualità-prezzo è ottimo, veramente ottimo, e sono anche un po' più di 200 pagine, credo, sì. Quindi a 4,90 euro penso che un numero non glielo si possa negare, quindi compratelo, compratelo. Poi passiamo adesso alle serie normalmente in corso. A febbraio è uscito Bleach 44 di Tite Kubo, questo lo compra mio marito. Io, come già ho detto altre volte, leggo le scanze, sono più avanti, quindi questo numero è sempre saga di Aizen, combattimenti, stesse cose, insomma. E come ho sempre detto, Bleach ultimamente lo trovo molto noioso rispetto agli inizi. Però va bene, comunque è uscito. Poi abbiamo il quarto numero della Complete Edition di City Hunter di Tsukasa Ohjo a 7,90 euro dalla Planet Manga. L'edizione molto criticata, che però di un manga che io amo, quindi io proprio non posso fare a meno di comprarmela. Devo dire che la trasparenza della carta mi sembra migliorata, cioè non sarà, cioè è sempre una carta un po' giallina, però non è, direi proprio che non è così trasparente come era stata all'inizio. Ci sono anche delle pagine a colori. Grande formato, un buon numero di pagine, quindi secondo me tutto sommato non è malaccio. Considerando che Astro Boy con un'edizione simile veniva 9,90, no, per dire, costò almeno viene 7,90.
E in questo numero in City Hunter gli episodi cominciano a dare vita a saghe un po' più lunghe, non più prettamente autoconclusive, e quindi avremo Rio alle prese prima con una giovane ereditiera da proteggere, e poi avremo l'introduzione di Saeko, la poliziotta che è amica di Rio, diciamo così, quella che nel cartone era conosciuta in italiano, era stato tradotto come Selene. Quindi un manga che non ha bisogno di presentazioni, penso ironico, divertente ma anche serio, avventuroso, un mix di tante cose, secondo me molto ben riuscito e molto appassionante. Questo lo consiglio a tutti, se non fosse per il prezzo e per la lunghezza. Purtroppo c'è questo problema, sono più di 30 numeri, sperando che la Planet Manga lo porti avanti fino alla fine, quello è sempre il mio terrore. E io però, se potete permettervelo, ve lo consiglio come manga perché è veramente ben fatto e divertente. Certo, la spesa è quella che è, quindi mi rendo conto che a molti non si sentano di farla. Abbiamo poi per la Flashbook è uscito Cross Game 16 di Mitsuru Adachi a 5,90 euro. Il penultimo numero di questo manga ho realizzato che Cross Game è quasi finito e mi dispiace, secondo me uno dei manga meglio riusciti di Adachi, fa parte di quei manga di quest'autore che si focalizzano sullo sport e sul baseball, questo principalmente. In questo numero inizia quella che credo sia la partita finale, insomma, la partita per l'ultima partita dell'eliminatore per il Koshien, spero si pronunci così, e con in parallelo l'operazione di Akane, quella che sembra un po' la sosia di Wakaba. E i nodi cominciano a venire al pettine e devo dire che nonostante questo numero sia molto focalizzato sulla partita, ovviamente mi ha molto appassionato, come sempre, Cross Game lo trovo un manga di alto livello, di quelli tra quelli di Adachi soprattutto, e lo consiglio molto. Veramente interessante, ti fa anche venire le palpitazioni per la partita e quindi non vedo l'ora di sapere come andrà a finire perché non sono assolutamente spoilerata. Quindi sono ansiosa di avere il prossimo numero. Abbiamo poi il numero 31 per Eyeshield 21. Come al solito lo so che si direbbe 21, però è una mia brutta abitudine di non riuscire a pronunciarlo all'inglese. E in questo numero termina la partita tra il Daemon e gli Hakushu Dinosaurs. E vedremo chi sarà il vincitore. Un numero molto emozionante come gli ultimi. E come dico sempre, questo è un manga che veramente secondo me vale la pena recuperare perché migliora andando avanti di numero in numero. I primi numeri ti prendono, ma magari non sembrano il massimo, magari, però poi diventa sempre più appassionante, sempre più coinvolgente, ti fa appassionare, a me ha fatto appassionare comunque un fumetto in cui c'è uno sport di cui non capisco una mazza se lo guardo nella vita reale, che è il football americano, ma qui si segue benissimo, è disegnato molto molto bene. Ecco, lo faccio vedere magari le prime pagine in modo da non spoilerare niente. E bei disegni, tutto quanto, insomma, sicuramente un ottimo, ottimo manga che io consiglio davvero a tutti. Poi è uscito anche un nuovo numero di Gantz, il 28, di Yaoku per la Planet Manga, 5,90 euro. In edizione con la sovraccoperta. E in questo numero c'è addirittura un poster, un piccolo posterino, ora a colori, ora ve lo faccio vedere. Questo qua si apre qui e poi si apre anche dentro. Ora non lo apro tutto perché ho paura che poi di non riuscire a richiudere, ma si apre da un lato e dall'altro. Molto molto ben fatto, insomma, sono contenta che a 5,90 euro la Planet Manga ce l'abbia messo. Forse c'era anche nell'edizione originale, sinceramente non lo so. E numero molto interessante, molto apocalittico, direi. E Gantz da sempre, già la dava prima, ma dà sempre più l'impressione che uno si chiede: oddio, che sta succedendo qui? Oddio, è un manga che ti fa veramente venire le palpitazioni, l'angoscia per quello che succederà ai personaggi principali. Però lo trovo veramente interessante, molto splatter per tante cose, però lo trovo sempre veramente appassionante. Questo me l'ha fatto leggere mio marito e io sono contenta di averlo fatto perché mi acchiappa molto, anche se veramente lo devo sempre leggere in un momento in cui sono un po' tranquilla perché veramente mi dà l'ansia. Però è veramente appassionante. Io lo consiglio molto, se non fosse che è difficile da recuperare, purtroppo. Io stessa lo regalai poi tutta la serie completa a mio marito
i primi 20 numeri, credo, però su Aste eBay per forum, insomma, non è semplicissimo recuperarlo purtroppo. Abbiamo poi il numero 3 di Happy di Naoki Urasawa da Planet Manga, 10,90 con la solita edizione con questa carta che però trovo leggermente migliorata in quanto a trasparenza, cioè mi ricordo il primo numero era una cosa veramente indecente, non sarà il massimo, ma comunque molto più leggibile, pagine a colori e con un numero di pagine massiccio. E una commedia che però con momenti molto, una commedia a sfondo sportivo, con momenti però anche molto intensi, anche drammatici, con veramente una trama interessante che ti prende molto e che ti fa venire veramente un po' di ansia per la protagonista, perché poverina, le succedono di tutti i colori. Ora la protagonista affronta il torneo Cinderella Cup, è riuscita ad arrivare alla finale contro Choco Ryugasaki, che è veramente un'arpia, un infame per non dire altro, come ho detto nell'altro video. E quindi, insomma, c'è sempre un po' di, secondo me, viene proprio spontaneo da preoccuparsi per la protagonista, perché dice: porca miseria, come riuscire a tirarsi fuori da questa situazione? Lei che è così ingenua comunque, e tutto. E poi ci lascia col fiato sospeso tutto quanto, ovviamente. Secondo me è un manga molto riuscito, molto interessante. Il problema purtroppo è il prezzo veramente alto, quindi è ovvio che mi rendo conto che molte persone non se lo potranno permettere e mi dispiace perché secondo me è una storia molto ben riuscita e anche divertente al momento giusto. Poi doppia reazione di Adachi questo mese perché è uscito anche sempre per Flashbook il numero 14 di Katsu. Anche questo è quasi finito perché si concluderà col numero 16 e un manga bellissimo, anche questo è incentrato sulla box, ma che raggiunge secondo me dei punti di profondità dei personaggi degni del miglior Adachi. E anche in questo numero i rapporti tra i vari i personaggi principali mutano, si evolvono e vengono introdotte nuove situazioni, nuove cose in maniera veramente appassionante. Come dico sempre, piano piano, questi sono ragazzi che crescono ed è una cosa bellissima perché riesce ad essere secondo me molto realistico nello spiegare certi mutamenti e certe cose. È veramente un bel manga che consiglio tanto. Penso che mi piaccia anche più di Cross Game, penso sia uno dei miei preferiti di Adachi in assoluto questo Katsu. Io lo consiglio veramente tanto. Poi abbiamo per Star Comics il secondo numero della riedizione di Magic Knight Reheart, o Reheart che dir si voglia, a 4 ore delle Clamp. A 4,90 euro, un manga di cui io possiedo già l'altra edizione in volumetti, che però mi perde le pagine, quindi ho deciso di ricomprare questa, visto che il rapporto qualità-prezzo è buono. E la storia delle tre ragazze, Hikaru, Umi e Fuki, si ritrovano trasportate nel mondo di Sephiroth e dove vivranno un'avventura molto in stile giochi di ruolo, in cui dovranno scopriranno di essere leggendari cavalieri magici che devono salvare la principessa Emerald, tenuta prigioniera dal sacerdote Zagato, e per fare ciò scoprono in questo numero di dover risvegliare i mana guerrieri, che sono delle specie di robottoni giganti nascosti su Sephiroth. Un manga avventuroso in stampo fantasy che prende volutamente in giro con molte battute e giochi di ruolo, molto simpatico, ma che tratta anche temi interessanti in alcuni punti, perché per esempio qui le ragazze si dovranno a un certo punto dover affrontare la loro più grande paura. Quindi comunque non è stupido, per quanto certo non sia un capolavoro di profondità, eccetera, però sicuramente un manga molto piacevole, uno di quelli che preferisco tra quelli delle Clamp, e ha un prezzo comunque molto buono per l'edizione proposta, quindi se non avete magari l'altra edizione vi consiglio di comprarlo. Poi altro manga è Matsuri Special numero 2 di Yoko Kamio. Come ho detto anche l'altra volta, autrice famosa per Hanayori Dango soprattutto, ma che ha creato questo shonen pubblicato proprio su Shonen Jump, in cui la protagonista è una liceale Matsuri che però ha come attività anche quella di wrestler, solo che non lo vuole far sapere a nessuno, fino a quando Shigematsu, il suo compagno di classe, scopre la sua vera identità, e quindi i due si troveranno a condividere questo segreto. E in questo numero appare un nuovo personaggio, una nuova combattente, rivale di Honey Princess, pseudonimo di Matsuri, rivale sul ring e che poi si invaghirà anche di Shigematsu praticamente.
E è un numero sempre molto divertente. Ho letto in giro che alcuni dicono che hanno visto un calo in questo secondo numero, ma io l'ho trovato invece sempre appassionante, divertente e mi piace veramente tanto. Poi è una serie molto breve, di soli 4 numeri a 4,30 euro, non mi ricordo se l'ho detto prima. Quindi io mi sento di consigliarla a tutti perché è veramente una serie diversa dal solito, indubbiamente. Poi abbiamo quarto numero per Momo di Mayu Sakai a 4,30 euro da Planet Manga. Manga che, come ho detto anche l'altra volta, pensavo fosse molto infantile, invece l'ho provato sotto consiglio e mi sta piacendo molto. Ogni numero mi piace più del precedente e questo 4 non fa eccezione. E questo manga in cui Momo, che è sempre la bambina che appare in copertina, è in realtà un grande demone che distrugge pianeti. E sceglie una rappresentante della Terra per far che deve trovare 7 valide ragioni in 2 anni per non distruggere per non far distruggere a Momo il nostro pianeta. E quindi una trama che parte da presupposti molto interessanti per uno shoujo, sinceramente. E in tutto questo, però, condito anche dai sentimenti, sia per la simpatia, l'affetto che si viene a creare tra Momo e Yume, la protagonista, sia anche per alcuni batticuori che ci sono nel mezzo, perché comunque Momo è accompagnata da due guardiani e uno di questi sembra entrare molto in sintonia, diciamo, con Yume. E in questo numero molto incentrato su Momo, che è molto anche inquietante sotto certi aspetti, che porterà nuovi elementi nella trama, che sono curiosa di sapere come si svilupperanno. Se non ricordo male, la serie si è da poco conclusa in Giappone, sta per concludersi, dovrebbe essere alla fine composta di 7-8 numeri. Ora non ricordo, quindi comunque una serie che sarà anche abbastanza breve e molto interessante, io non pensavo, veramente è stata una scoperta per me. Poi numero 4 per il bellissimo My Girl di Mizu Sara, pubblicato dalla J-Pop a 5,90 euro, ormai lo dico ogni volta. Un manga meraviglioso che parla della costruzione di un rapporto padre-figlia, veramente secondo me molto profondo, molto dolce, ma anche molto interessante. In questo numero vediamo la piccola Kaoru che inizia un po' a crescere, quindi comincia ad avere magari i primi segreti con Masamune, che quindi dovrà imparare ad accettare un po' e gestire la cosa. E avremo anche Masamune che comunque dovrà decidere di dare un po' una svolta alla sua vita sotto vari aspetti. Un manga che consiglio tanto sarà composto di soli 5 numeri, il 5 è uscito da non molto in Giappone, da pochi mesi, quindi penso ci vorrà un po' per poterlo leggere, ma io lo consiglio davvero tanto, è veramente un manga poetico, diverso, molto interessante, ma non sdolcinato, secondo me è consigliatissimo.